Di Padova invita i padovani ad aprire le porte di casa loro nel nome della microaccoglienza, cioè un immigrato a casa di ogni padovano, ma vedendo quello che sta uscendo adesso dal Vaticano, più che chiedere ai padovani di aprire il loro monolocale, potrebbero aprire i loro attici in Vaticano, che ce ne sta qualcuno più. Così ieri il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, davanti alla nuova sede di Noventa Padovana. Un attacco al nuovo vescovo di Padova che oggi, a margine di un convegno sulla microaccoglienza, risponde così. Sembra comunque che questo convegno sia la risposta più adeguata e anche più gentile e cortese. Diciamo. La Chiesa sta lavorando in modo silenzioso, rispettando la legge, e puntando sull'accoglienza diffusa, continua il Vescovo, che chiederà a tutte le parrocchie di partecipare. Il problema, sottolinea Monsignor Cipolla, è quando ci si chiude. Con il sindaco di Padova non c'è scontro. Nella nostra società tutti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni e proprio nel confronto si trovano le soluzioni. Quando mi ha accolto ha fatto un discorso che io ho condiviso pienamente. Per cui immagino che anche lui stia vivendo una ricerca di soluzioni e che stia cercando anche come rispondere, in un certo senso anche accogliere le paure che ci sono da parte di tante famiglie. E credo che lui abbia un ruolo difficile. Io spero che trovi la sua strada per vivere questa inevitabile accoglienza, perché non vivere l'accoglienza vuol dire aggravare il problema. La Chiesa fa parte del territorio, quindi è doverosa la discussione con tutte le istituzioni che lo vivono. Padova credo che abbia una storia così alta di umanità che non penso ci siano spazi negati all'incontro e al confronto. Oltre ad alcuni sindaci della provincia, presente al convegno anche la neoassessore ai rapporti con le comunità religiose, Vera Sodero, alla sua prima uscita pubblica. Io sono qui, sono giunta qui per ascoltare ed imparare, solo questo.